Ciao ragazze, bentornati sul canale. Abbiamo i top del 2018. Allora, vi spiego un attimo perché come nasce questo video. L'anno scorso, quindi per tutto il 2018, ogni volta che registravamo un video dei prodotti finiti, quando poi dovevo andare a buttare i prodotti, conservavo ogni mese o comunque ogni volta che registravo il video quello che secondo me era stata una scoperta, una riconferma o semplicemente era un prodotto del quale volevo parlarvi a fine anno. Per assicurarmi di non dimenticarmene, li mettevo in due scatole. Addirittura vedete, c'è scritto Best of 2018, sono stata proprio lungimirante, questo è un video in cui sono molto fiera di me. E quindi vi faccio vedere. Totalmente random, ci sono prodotti make-up, prodotti skincare, prodotti per la cura dei capelli e basta. Sì, che cosa ci dovrebbe essere? Quindi iniziamo subito. Primo prodotto, ecco, è arrivata Brigitte. Brigitte con un... Scusate, no, questa la dovete vedere. Vieni, Bibi, vieni qui. Spieghi a internet come fai ad avere un post-it in bocca? Lo puoi spiegare per piacere? Questo ti ho già detto ieri che non si poteva mangiare. Tornando a noi, riprendo la scatola e iniziamo. Primo prodotto che prendo in mano è questa broom per il viso. È un'acqua idratante, una facial mist di Jouer. Jouer è sicuramente stato un marchio che nel 2018 ho avuto modo di provare, un nuovo marchio, un nuovo brand, e ho avuto modo di provare quasi tutta la loro skincare e body care. Ci sono molti prodotti che mi sono piaciuti, alcuni che mi hanno lasciato indifferente, altri che invece ho sospeso perché non mi piacevano. Sicuramente un preferito è questa. L'ho usata tutto l'anno, praticamente dalla prima volta che l'ho ricevuta, poi l'ho sempre avuta nel mio arsenale. È facile da usare sia come broom durante la giornata per rinfrescare il make-up, la mattina la vaporizzavo su un dischetto di cotone e la utilizzavo come tonico, quindi è un prodotto assolutamente multifunzionale che fra le varie mist per il viso mi è piaciuto e merita una menzione. Capelli, ho subito qui tre prodotti e tre linee. Sempre brand, diciamo, nuova scoperta del 2018 è stato Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics è un'azienda spagnola, se non sbaglio, dovrebbe essere proprio spagnola, che fa prodotti naturali o comunque con la maggior parte di ingredienti di origine naturale, quindi naturali. Questa è una maschera che mi è piaciuta tantissimo, è una maschera per i capelli, ha il 99% di ingredienti naturali, è una maschera nutriente, riparatrice con karité, macadamia e olio di argan. Mi è piaciuta tantissimo, essendo un prodotto più vicino, diciamo, alla sfera naturale, non è la classica consistenza siliconica o comunque morbida alla quale siamo abituati, però fa il suo lavoro, fa il suo lavoro e mi è piaciuta. E poi mi piacciono un sacco i pack scoperta, no, i packaging preferiti del 2018 sono quelli che si possono schiacciare. Oddio, facciamo un po' ASMR questa cosa. Seconda linea di capelli, di prodotti per i capelli che mi è piaciuta ed è uscita quest'anno, è la linea Anti-Pollution di Yves Rocher. Qui vediamo il balsamo, in realtà lo shampoo ce l'ho ancora su perché non è ancora finito e sempre che fa parte di questa linea c'è lo scrub per il cuoio capelluto. Magari di quello e dell'hair care routine parleremo tra qualche video. Tornando a questa linea, è una linea che mi è piaciuta molto, la trovo funzionale e estremamente delicata. Per chi non lo sapesse, io ho a periodi alterni problemi di dermatite e di cute che si disquama facilmente. Quindi, se uso in quel periodo di fuoco uno shampoo che non va bene, la mia pelle è proprio... La mia cute, cioè, non te lo manda a dire. Non mi è mai successo con questa linea, quindi è anche abbastanza delicata e mi è piaciuta. Una conferma, una riconferma, l'ho anche regalata a un'amica per Natale, è questa maschera per i capelli di Macadamia. La Deep Repair Mask è famosissima. Su Amazon trovate la confezione da 100 ml che io trovo super comoda anche per viaggiare
E io la ricompro ciclicamente sempre, l'ho ricomprata sempre, ne ho già un'altra, perché quando mi finisce la maschera o il balsamo di uno shampoo che sto usando, uso questa. Diciamo che è il mio jolly e mi trovo sempre bene, va benissimo, soprattutto se avete i capelli decolorati come me, con le punte, vedete, un po' più chiare, è perfetta. Anche quando li avevo più lunghi, adesso vabbè li ho tagliati, li ho tagliati fin qua, adesso sono cresciuti, però anche quando li avevo lunghi era una maschera che mi piaceva un sacco. Profumo, in questa scatola trovo un profumo ed è una riconferma che mi faceva piacere ricondividere proprio in tema di video dei profumi appena pubblicato. Ve lo linko nell'info box, questo non lo trovate lì. Ed è un profumo molecolare, Eccentric Molecule 01. Io ho usato sia questo con il codice a barre, vedete, che la versione con le bolle. Allora, i profumi molecolari hanno un concetto che per me è meraviglioso. Si basano sui ferormoni, quindi la percezione di un profumo, tipo un Eccentric Molecule, varia da persona a persona. Tu puoi sentirlo tantissimo, io posso non sentirlo affatto nello stesso momento sulla stessa persona. Quindi già questa cosa selettiva, un po' darwiniana del profumo, mi piace. Questo inoltre si può utilizzare per creare accostamenti con altre fragranze, cioè può fare da base ad altri profumi per enfatizzarli ancora di più, per renderli un po' più muschiati, un po' più persistenti, un po' più avvolgenti. Anche questo io spesso lo ricompro perché mi fa proprio piacere averlo fra i miei profumi. Makeup, allora, fondotinta più utilizzato del 2018, che è stato un anno in cui ho utilizzato poco fondotinta, moltissime volte, lo faccio tuttora, utilizzo solo il correttore su tutto il viso, magari un po' sfumato, comunque messo bene in tutto il viso, e quindi skippo il fondotinta, ma questo l'ho finito. È il nuovo fondotinta che è uscito quest'anno di Max Factor. Si chiama Facefinity Compact Foundation, la mia colorazione è la 002 Ivory ed è un fondotinta in polvere con la spugnetta. Io l'ho sempre utilizzato con la sua spugnetta ed è perfetto per un trucco facile, veloce, una base perfetta, uniformata, duratura, e mi è piaciuto. Io con i fondotinta in polvere ho spesso degli innamoramenti, quindi o mi piacciono tantissimo o non mi piacciono. Questo lo definirei pari all'innamoramento che avevo avuto con il solare blu di Shiseido, che ho usato per anni, cioè tipo era la mia seconda pelle quel fondotinta. Questo è molto molto simile, ha un prezzo minore, lo vedete con le mie iniziali perché questo mi era stato inviato da Max Factor. Se vi piace quel fondotinta in polvere, questo è molto simile, quindi potete prendere questo che costa un pochino meno. Ah, il fattore protettivo ce l'ha, è un SPF 20. Andiamo avanti. Correttore, si è riconfermato questo come correttore preferito, anche se credo che nel 2019, a fine anno prossimo, vedremo un cambiamento. Però nel 2018 è stato questo, ed è il NARS Radiant Creamy Concealer. Io lo acquisto sempre, soprattutto adesso che c'è la versione mini size. E la mia colorazione perfetta è la vanilla, ma in estate prendo la custard. Mi aggiro fra tutte e due. Mi piace, è un correttore che si sfuma benissimo, un effetto naturale, coprente e duraturo durante la giornata, non mi va mai via. Che vi devo dire? Poi, due mascara. Ho qui due mascara. Allora, il primo mi fa piacere rivederlo perché vi ricordate all'inizio dell'anno scorso avevo lanciato un format. Sembra un parolone. Però ogni mese vi facevo la recensione di un prodotto low cost. Poi mi sono arenata e non l'ho più fatta. Fra quei video c'è un top 3 mascara di Essence. E questo era uno dei miei preferiti. Per 2,59€, 3€, insomma, per quella cifra lì avete un mascara bomba per delle ciglia wow, ed è il Volume Stylist 18 ore Curl and Hold. Buonissimo. Un mascara un po' più caro, ma che ho ricomprato, ce l'ho lì nel mio cassettino, pronto per essere utilizzato, è un mascara di MAC. Questo forse è stato il mascara che mi avete chiesto di più
quando me lo vedevate, soprattutto su Instagram, che mascara hai messo oggi, Fede, che ce ne hai, bla bla bla, era questo, MAC in Extreme Dimension Lash, che per un bel periodo di tempo io ho chiamato In Extremis, però è In Extreme Dimension Lash ed è un mascara che vi fa delle ciglia pazzesche, soprattutto se usate un primer sotto. Io avevo fatto l'abbinata a questo più primer bianco di Smashbox. Ciglioni, ciglioni. Un altro mascara che mi è piaciuto sulla fine dell'anno è il Bad Girl Bang di Benefit. Questo io l'ho iniziato ad utilizzare in mini taglio, ovviamente, dopo che era passata tutto il claim dell'uscita mondiale, del lancio mondiale di questo mascara. Avevo visto la mini size e l'avevo presa. Mi è piaciuto tanto, mi è piaciuta tanto la spazzola, perché la trovo estremamente pulita. Faceva delle ciglia pazzesche, si struccava benissimo, perché tutti e tre i mascara che vi ho fatto vedere si struccano bene, perché se un mascara si strucca male o comunque ci vuole 20 minuti per struccarlo, 20 minuti è un modo di dire, già non è un mascara che mi piace. Questo si strucca perfettamente pur essendo estremamente nero. E mi è piaciuto tanto, quindi almeno la mini size la potete acquistare, la potete provare. Ecco qua. Sempre in tema ciglia, un siero. Tuttora, dopo mesi, ancora qualcuno di voi mi chiede come si chiamava quel siero per le ciglia che avevi utilizzato tu. Nanolash. Il Nanolash. Lo acquistate su Amazon, costa meno del Revitalash. Io non ho provato il Revitalash, ma vi giuro che questo, dopo un 20 giorni che lo utilizzate, perché ovviamente è un trattamento per le ciglia da applicare la sera sulle ciglia struccate a mo' di eyeliner, quindi dovete dare il tempo che funzioni, questo io ho trovato veramente un effetto, un risultato, cioè ho visto la differenza, tant'è che l'ho consigliato tantissimo e insomma alcuni di voi mi hanno detto che era veramente bello l'effetto che regalava. Ok, allora, prima di fare la dermopigmentazione alle sopracciglia, quindi prima di fare il tatuaggio, che vedete questo qui non so niente, è solo il tatuaggio. Per quanto riguarda il tatuaggio alle sopracciglia che ho fatto, che è sicuramente la cosa rivelazione del 2018, perché non l'ho fatta prima, non lo so, su Instagram nel mio profilo c'è una cartella in evidenza con scritto sopracciglia, sì, vabbè, comunque c'è una cartella in evidenza dove passo per passo tutte le volte che facevo un update dalla prima volta al ritocco eccetera vi ho sempre prese partecipi, quindi potete andare lì. Però prima ho utilizzato un sacco di matite sopracciglia. Vado, allora, faccio una premessa: la matita sopracciglia che piaceva a me, perché adesso non la utilizzo più, è sicuramente una matita sopracciglia micromina retraibile. E qui ne abbiamo una selezione molto molto ampia. Meriterebbe quasi un video a parte. Però vi dico quelle che ho ricomprato di più. Allora, sicuramente le Brow Divine di Nabla. Sono delle matite sopracciglia ottime. Si fissano bene, non spariscono durante la giornata. Il tratto è delicato e preciso, quindi riuscite a essere proprio perfette nel disegnarle. Sempre direi a pari merito quelle di NYX Professional Makeup, si chiamano Micro Brow Pencil, sempre retraibili. Ah, e cosa molto comoda che devono avere è la spazzola dietro, perché io poi mi dovevo pettinare. Piaciuta e ricomprata anche questa più volte, la Brow Tech Matte Pencil di Smashbox. Anche questa merita comunque una menzione, perché l'ho ricomprata almeno 2-3 volte durante, insomma, il corso dell'anno, e mi è piaciuta, come mi è piaciuta anche la Ferocious di The Balm. La mia colorazione era la dark brown. Vi dico un attimo i colori, così vi potete un attimo regolare. Allora, abbiamo detto che di The Balm è la dark brown, di Nabla era la Jupiter o la Neptune, dipendeva, c'era tutte e due, di Smashbox la brunette, di NYX la, aspettate che non lo trovo, brunette anche qui. L'ultima che ho provato prima appunto di fare poi il tatuaggio, la dermopigmentazione, è di Benefit ed è la Ultra Fine
ed è appunto la matita sempre a micromina ultra fina, e questa l'ho provata nella colorazione 5, per farvi un'idea insomma del colore mio rispetto ai colori che ho acquistato, quindi per avere un paragone se doveste comprarli online. Passiamo alla seconda scatola, sarà un video lunghissimo, credo di sì. Qui abbiamo molta skincare, quindi possiamo dire che lì avevamo capelli e trucco, qui abbiamo skincare. Struccanti occhi, le mie riconferme, perché questi sono gli struccanti occhi che io mi porto dietro da anni e mi piacciono tantissimo, mi piacciono proprio tanto. Abbiamo Claren, l'Instant Eye Makeup Remover, quello sempre bifasico. Questo vi ricordo sempre che ha all'interno le proteine della seta, che quindi aiuta anche ad avere un'azione rinforzante per le ciglia. Strucca perfettamente qualsiasi tipo di trucco pesante, qualsiasi numero di passate di mascara che voi fate, questo vi strucca. Pari merito, ma un po' più unto, cioè sulla pelle, la sensazione che vi lascia, è questo di Clinique, il Take the Day Off, sempre bifasico, bottiglietta viola. Pari merito, forse il prezzo cambia di... forse cambia il prezzo di 1-2 euro fra i due, quindi insomma alla fine la scelta è lì. Sempre per rimanere in tema di acqua micellare più ricomprata nel 2018 è sicuramente quella di Garnier, l'acqua micellare con il tappo rosa, quella per pelli sensibili, che secondo me, che ho provato anche le altre, questa è quella che strucca meglio, è molto simile all'acqua micellare Bioderma, la Sensibio, sempre col tappo rosa, fatalità. Questa travel size andatevela a comprare, perché io l'avevo comprata in aeroporto, ma me l'avete detto voi, e l'ho scoperto per caso quando stavo comprando i detersivi per casa, da Tigotà c'è. Da Tigotà hanno un reparto scoperto tutto di mini size, il regno della mini size commerciale ovviamente. E fate scorta, io ho fatto scorta, perché questa è comoda da portare in viaggio e anche da bere di scorta a casa quando vi finisce l'acqua micellare o qualsiasi cosa, potete usare quella. Ve la consiglio perché secondo me il bottiglione grande sono tipo così, sono tipo 500 ml, ma per il prezzo che ha è l'acqua micellare rapporto qualità prezzo migliore che io abbia trovato finora. Una linea che mi è piaciuta per la detersione è la linea azzurra di Yves Rocher, la linea Hydra Vegetal, che durante il corso del 2018 è stata cambiata, è stata un attimo rivista, sia in quanto al packaging, sia per il packaging che sono stati aggiunti dei prodotti. Il tonico da mattina è uno dei miei tonici preferiti, il gel detergente mi è piaciuto un sacco, lo scrub ce l'ho ancora, lo sto finendo, insomma la detersione idratante di Yves Rocher, quella azzurra, se non avete particolari tipi di pelle, va bene, ve la consiglio. Un prodotto rivelazione del 2018 che mi sono portata felicemente nel 2019 e credo mi accompagnerà per molti mesi del 2019 è la luce liquida dell'estetista cinica, il marchio Evera Lab, che è una lozione illuminante anti-impurità da usare a seconda del tipo di pelle. Voi conoscete la vostra pelle più di chiunque altro, sapete come utilizzarla, io la uso adesso che è inverno una volta ogni due giorni, altrimenti prima la quando faceva meno freddo la utilizzavo tutti i giorni una volta sola, ed è un prodotto che mi è piaciuto. L'ho ricomprata, l'ho ordinata in full size e l'ho ricomprata e ce l'ho infatti adesso in uso perché mi piace tanto. Poi burro cacao 2 Jouer, sempre per tornare ai prodotti che mi erano piaciuti, questo è sicuramente un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, il balsamo labbra nutriente, ce l'ho adesso anche in uso, a me piace, mi lascia le labbra idratate, lo uso la mattina quando scendo giù. Allora, io ho il bagno su dove faccio tutta la mia skincare, scendo giù e mi trucco, la prima cosa che metto è il balsamo labbra e questo è perfetto, soprattutto quando poi a trucco finito vado a truccare le labbra, mi piace. Un altro che mi è piaciuto un sacco è invece di Mediterranea Cosmetics al base di acido ialuronico. Questo l'ho completamente finito.
Questo mi sembrava quasi, è molto simile come texture e come effetto, è un effetto che mi piace, pari merito. Forse questo mi sembrava un po' più, cioè prendetela con le pinze quella cosa che vi sto dicendo, cioè non vi sto promettendo niente, però è un effetto un po' più rimpolpante, soprattutto da utilizzare la mattina. Quindi questi sono sicuramente i due puro cacao che mi sono piaciuti di più. Passiamo a un altro prodotto che mi è piaciuto. È un prodotto di Clinique che si chiama Fresh Press Daily Booster con vitamina C al 10%. Questo era un booster che voi dovete utilizzare per 7 giorni da abbinare appunto alla vostra skincare. Quindi è un booster, è una cosa che in determinati periodi vi può essere utile, soprattutto quando vi vedete un po' più grigie, spente, avete un momento di stress. Insomma, vi può tornare utile ed è un prodotto che mi è piaciuto. Poi da qui in poi ho iniziato a usare un sacco di prodotti a base di vitamina C, quindi ho scoperto la vitamina C e l'ho inserita nella mia skincare, ma quello è un argomento di cui parleremo nel video della skincare routine. Da quando esce il sole, quindi da quando è primavera, anche tutto l'inverno, però facciamo finta che da primavera ce lo dobbiamo ricordare un po' di più, io utilizzo sempre un SPF viso sulla mia crema giornaliero, quindi è un SPF, un filtro UVA UVB da città, che rispetto a una crema solare da mare ha una texture un po' leggera, infatti molto spesso vengono utilizzati anche come base trucco, come primer. Quello che mi è piaciuto di più è questo di Darphin. Questo è il Voile Protecteur Urbain SPF 50, utilizzato sempre, utilizzato per tantissimi mesi sopra la crema, non dà nessun tipo di problema, e sotto al trucco è perfetto anche come primer. Quindi è un prodotto che sicuramente vi consiglio. Sapete che dobbiamo sempre proteggere la pelle, sempre. I danni del sole sono tremendi ed escono insieme, tutti insieme, cioè se non prevenite poi non li riparate. Dopo questo breve momento di terrore passiamo ai sieri. Vabbè, questo che ve lo dico a fare, Estée Lauder Advanced Night Repair, questo sempre in estate, perché io lo utilizzo la mattina soprattutto quando sono in vacanza, ma sempre. È un booster di acido ialuronico, un riparatore, un rimpolpante, un preventivo dei danni. È un prodotto che secondo me avrà sempre un primato finché non uscirà qualcosa di migliore, però questo è il mio siero preferito, soprattutto da utilizzare anche sotto il solare. Quando lo applicate sotto il solare come me, quando andate in vacanza, questo su tutto il viso, sul collo e pure un po' sul décolleté, perché non ci dimentichiamo che è una zona da trattare, collo e décolleté come il viso. Un altro siero che mi è piaciuto è un prodotto di Kiehl's. Ed è un prodotto schiarente, uniformante, diciamo così. È il Clearly Corrective Dark Spot Solution. È un siero da applicare mattina e sera, io lo utilizzavo solo la sera. E mi è piaciuto. Quello che ho visto è stato sicuramente non... Allora, le macchie non si schiariscono. Partiamo dal presupposto che la macchia nasce perché una cellula che si chiama melanocita impazzisce, si scurisce, quindi voi non la potrete mai schiarire con un prodotto, cioè forse in alcuni casi, se non sono macchie troppo evidenti, il laser può fare qualcosa, però rassegniamoci, lo dico a tutte quelle che da aprile in poi mi chiederanno se ho i baffi, la macchia solare ce la porteremo per sempre, anche se ci proteggiamo, perché una volta che uscirà sempre, non ci abbandonerà mai. Quindi, nonostante io utilizzi prodotti schiarenti e protezione sempre, come vedete tutte le estati io ho la macchia appunto qui, in questa zona qui, e ovviamente ogni anno dobbiamo rispiegare la cosa della macchia, quindi facciamo a gennaio, così magari in primavera siamo pronte. Questo ho visto però un miglioramento a livello di uniformità del colorito. Quindi se siete alla ricerca di un siero antimacchia schiarente, lo potete provare, perché questo è anche un preventivo. Quindi due prodotti di St-
skin care che sono stati i miei prodotti di skin care preferiti per tutta l'estate, in quanto sono stati ho avuto in periodo pre-estivo e estivo una skin care molto leggera con una, mi faceva una pelle perfetta, forse la mia skin care preferita durante l'anno, no? Ed è una combo di due prodotti Darphin. Vi consiglio di provarlo se avete la possibilità, questo qui. Questo è un siero che si chiama Ideal Resource La Linea ed è un siero perfezionatore dell'incarnato che va benissimo sia la mattina che la sera, da utilizzare ovviamente. No, ehi, Bri! Mi faccio uscire fuori tutte e due, eh? Margot! Brigitte! Fermi così. Fermi mobi. Biscottino, state fermi. Sotto la vostra crema di trattamento qualsiasi, ovviamente io ho abbinato la sua che adesso vi farò vedere. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, proprio per come mi lasciava la pelle, una pelle estremamente morbida, liscia, mi è piaciuto. E abbinavo il fluido sempre della stessa linea, Smooth Effect, che è questo, quindi una texture molto leggera, perfetta per i mesi caldi estivi. Ovviamente non avendo questo fattore protettivo, io utilizzavo la combo del filtro da città. Questi tre insieme sono stati i prodotti, il regime skincare che mi è piaciuto di più. In estate io faccio fatica sempre a trovare una skincare giusta, nonostante faccia vari tentativi, perché comunque fa caldo e tendo a non sopportare nulla. Abbiamo finito anche quest'altra scatola, perché questi sono tutti patch contorno occhi. Allora, preferitissimi di Too Cool for School, li trovate da Sephora, i Coconut Oil Serum Eye Patch. Patch grandissimi, profumano di cocco, buonissimi, super idratanti, meravigliosi, prendeteli. Unica pecca, c'è un solo patch, cioè c'è una sola coppia di patch, c'è un solo utilizzo, ok? Poi Beauty Pro, questi ve li consiglio da sempre, sono i miei preferiti per rapporto qualità-prezzo, sono a base di collagene e tè verde, quindi hanno un'azione decongestionante nutriente e sono buoni, costano 3 euro e qualcosa, forse meno di 4 euro, ce ne sono 3 confezioni all'interno, quindi avete 3 utilizzi. Preferitissimi anche questi, li trovate anche questi da Sephora, sono della linea Coco Star, che hanno questa serie di patch per ogni zona del corpo. Ieri ero sull'app che stavo guardando in saldo cosa avevano messo e c'erano persino per la pancia. Quindi hanno fatto, Coco Star ha fatto un patch per ogni parte. E questi sono quelli appunto per il contorno occhi, mi sono piaciuti, anche qui un prezzo un pochino più alto perché siamo sui 5 euro per un solo patch. Nel limbo però ve li metto perché so che possono interessarvi, questi di Mask Bar, sempre da OVS, anche i Beauty Pro, questi qui li trovate da OVS, sono 5 trattamenti all'interno ed è il contorno occhi anti occhiaie. Questi mi sono piaciuti. Mi sono piaciuti, non sono i miei preferiti, però se non dovessi trovare questi quando vado a ricomprare da OVS, questi, comprerei questi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Scusate, alla fine sono arrivate tutte e due, quindi avete sentito lo zampettio più bello del web. E adesso ovviamente io ho finito, quindi si sono messe tranquille. Niente, spero di avervi fatto compagnia e che vi piaccia qualche prodottino da provare. Sono tutti super consigliati, ci vediamo al prossimo video.